Ciao a tutti, allora, come potete vedere dalle mie condizioni, sono con la febbre, febbre a 38 adesso, però ovviamente non mi potevo tirare indietro dal continuare i vlog dedicati a Pretty Little Liars, quindi anche in queste condizioni sono qui con un nuovissimo vlog. Quindi sentite, la mia voce è assolutamente orribile, è veramente inascoltabile, questo è il motivo. Quindi questa settimana parliamo subito dell'argomento principale prima che mi possa sentire male. Riguarda Garrett Reynolds. Garrett Reynolds, lo sappiamo, era un poliziotto di Rosewood, stava con Jenna e viene ucciso nella 3x13, l'episodio di Halloween, sul treno di Halloween. Quindi andiamo a ricapitolare come è avvenuta la sua morte, perché è avvenuta e cosa sappiamo di questo personaggio. Perché anche sulla morte di Garrett molte persone hanno un sacco di confusione, quindi ho messo tutto insieme e ve ne voglio ovviamente parlare. Allora, partiamo dal principio. La notte dell'1 settembre del 2011, Mona e Charlotte scappano da Radley. Scappano da Radley perché? Perché vanno a trafugare il corpo di quella che tutti credono sia Allison, per poter avere la certezza che quel corpo appartenesse ad Allison o a Bethany. Anzi, o a qualcun altro, perché non sapevano fosse Bethany. Perché infatti nei 5 mesi che trascorrono dalla 2x25, ovvero la cattura di Mona, alla 3x01, Charlotte si era fatta aiutare da Mona ad entrare e uscire da Radley a suo piacimento, e andando fuori a spiare le ragazze vedeva questa bionda simile ad Allison stare sempre intorno alle Liars. Quindi voleva capire se fosse Allison, visto che lei comunque l'aveva tecnicamente uccisa, quindi rubò il corpo e lo nascose nel nuovo covo di A. Poi, nel finale della 3x12, vediamo che A, ovvero Charlotte, prenota due biglietti per il treno di Halloween, il treno degli orrori. Perché sono questi due biglietti? Alla luce di quello che sappiamo, i biglietti erano per due persone in particolare, ovvero il detective Wilden e Melissa Hastings. Il detective Wilden perché appunto lui lavorava per A sotto ricatto di Charlotte, ovviamente perché appunto Wilden quella notte si fece pagare da Jessica De Laurentiis per insabbiare l'omicidio di Allison e si fece pagare anche anni addietro per insabbiare l'omicidio di Marion, facendolo passare come suicidio. Quindi non poteva permettere che Charlotte gli rovinasse la carriera e quindi lavorava per lei. L'altro era per Melissa Hastings. Melissa invece, da quello che sappiamo, perché ci sarà molto da scoprire secondo me ancora su Melissa, lavorava sotto ricatto di Wilden e doveva salire sul treno anche lei, però diceva che non voleva fare del male alle ragazze e non sapeva che dovessero fare del male alle ragazze. Questo è quello che sappiamo per quanto riguarda questi biglietti, d'accordo? Intanto sappiamo che nella 3x04, 3x03 e 3x04, Jason Di Laurentiis mette un annuncio in giro per Rosewood dove avrebbe dato 50.000 dollari a chiunque avesse ritrovato il cadavere della sorella e gliel'avrebbe riportato. Ovviamente l'annuncio lo prende Mona e Mona gioca su questo fatto perché ovviamente lei e la nuova A avevano il corpo di Allison e volevano giocare con questo per prendersi i soldi. Mona quindi si mette in contatto con Jason tramite Lucas, ok? Quindi è come se Lucas sapesse dove si trovasse il corpo. Lucas infatti si mette in contatto con Jason e appunto Lucas prende i soldi da Jason e li consegna a Mona, d'accordo? Perché infatti lo rivela lo stesso Lucas nella 3x15, rivela che lui fu costretto a prendere una busta da Jason Di Laurentiis e consegnarla a Mona. Quella busta conteneva i 50.000 dollari, che infatti alla fine della 3x04 vediamo che Jason firma questo assegno pronto per darlo a Lucas, d'accordo? Perché appunto aveva detto che aveva informazioni riguardo il cadavere della sorella Allison. Cosa succede poi? Succede che ci sono gli episodi di Pretty Dirty Secret. Pretty Dirty Secret è una webserie messa online di pochi minuti, dura 7-8 episodi, in cui praticamente vediamo come si organizzano determinati personaggi prima della festa di Halloween che vediamo nella 3x13, d'accordo? Infatti, nell'episodio 2 di Pretty Little Secret vediamo che Jason è al negozio di costumi e parla al telefono con qualcuno che appunto abbiamo scoperto essere Lucas e gli fa: senti, mi avevi detto di avere delle informazioni e io ti ho dato dei soldi. Insomma, intanto potete vederlo qua sopra, cliccando qua sopra potete vedere l'episodio 2 dove vedete Jason conversare al telefono con qualcuno e in pratica gli fa capire che vuole delle informazioni riguardo il corpo di Allison, che questa persona, ovvero Lucas, non gli aveva ancora dato e che Jason però l'aveva pagato e quindi doveva assolutamente dargli, altrimenti gli sarebbe andato alla polizia, d'accordo? E quindi parlava con Lucas e quindi questo succede nell'episodio 2 di Pretty Dirty Secret, d'accordo?
Successivamente a questo negozio di Halloween, dove sappiamo lavorava Shana, nell'episodio 4, che potete vedere cliccando qua sopra, episodio 4 di Pretty Little Secret, ci sono anche Noel e Garnet. Noel è al negozio insieme a Jenna, perché sappiamo che la ragazza con la maschera che esce dal camerino con addosso un costume è Jenna, che appunto frequentava Noel. Garrett e Noel litigano un pochino e poi vediamo Shana chiamare qualcuno al telefono dicendole: non immaginerai mai che ho incontrato qui. Ovviamente parlava con Allison perché lei era in contatto con Allison e sapeva che Allison fosse viva. L'aveva scoperto quando Mona fu internata a Radley, un po' come rivela Shana ad Emily nella 4x16, d'accordo? E quindi vediamo questa, cioè succede questo nel negozio di Halloween, va bene? Successivamente è Lucas a recarsi al negozio di costumi e potete vederlo nell'episodio 5 di Pretty Little Secret, che potete vedere cliccando qua sopra, d'accordo? Vedete Lucas nel negozio, parla al telefono con qualcuno e ricollegando tutto, questo qualcuno è Jason, perché gli dice: sì, ho i biglietti, ho quello che mi serve, che ti serve e ci sarò. Ci sarò dove? Sul treno di Halloween, dove appunto ci sarebbe stato dove Jason appunto avrebbe avuto da Lucas tutte le informazioni possibili sul corpo di Allison, o comunque anche il cadavere stesso, d'accordo? Perché appunto Lucas aveva già incassato i soldi per Mona e non aveva dato a Jason niente per quanto riguardasse il cadavere di Allison. Mona poi arriva al negozio perché appunto vediamo questa persona col costume da zombie uguale alla persona che aggredì, uguale al costume della persona che aggredì Allison nella notte di Halloween nei flashback della 2x13, la maschera da zombie, e appunto sappiamo fosse Mona, quella persona è Mona. Infatti, in questa scena vediamo che Mona, allora, che Lucas dà a Mona una busta, d'accordo? Una busta che sicuramente conteneva i soldi, quindi li aveva presi da Jason De Laurentiis. Mentre Mona consegna a Lucas un bigliettino, probabilmente riguardava ciò su cui faceva leva Mona per ricattare Lucas. Infatti Mona, come racconta Lucas nella 3x15, usava Lucas e lo ricattava perché Lucas sapeva tutte le risposte dei prossimi esami della scuola e li vendeva agli studenti, una cosa assolutamente illegale che poteva rovinargli la carriera scolastica. Mona sapeva questa cosa e lo ricattava con ciò, e Lucas per questo lavorava con lei. Quindi in quella scena Lucas consegna a Mona i soldi presi da Jason De Laurentiis, cioè 50.000 dollari, e poi aveva chiamato poco prima Jason dicendogli che si sarebbero incontrati sul treno di Halloween e gli avrebbe dato quello che voleva, ovvero il cadavere di Allison. E infatti poi il cadavere di Allison viene rinvenuto proprio sul treno di Halloween, come appunto avevano promesso a Jason. Nell'episodio invece numero 6 di Pretty Little Secret, che potete vedere sempre cliccando qua sopra, ecco qua, vediamo che Shana riceve delle foto da un numero anonimo proveniente da New York, che appunto era Allison. Sappiamo che lei era rifugiata a New York. E ci sono delle foto dei costumi che avrebbero indossato Aria e Anna alla festa di Halloween sul treno degli orrori. Questo perché Allison sorvegliava le ragazze e voleva far vedere a Shana come erano vestite, o magari, non lo so, appunto perché Allison aveva mandato Shana a Rosewood per tenere d'occhio la situazione, voleva mostrare lei cosa avrebbero indossato le ragazze per tenerle d'occhio. L'episodio successivo poi di Pretty Little Secret, che sempre potete vedere qui, ovvero l'episodio 7, vediamo che Shana parla al telefono sempre con qualcuno e penso in questo momento che sia Jenna. Infatti Shana è l'amica anche di Jenna perché faceva il doppio gioco con Allison e le dice: sì, saranno sicuramente qua prima della festa, stai tranquilla. E penso si riguardasse a Spencer e ad Emily, che ancora non erano andate a prendere i loro costumi. Infatti tra le foto che Allison manda a Shana nell'episodio prima di Pretty Little Secret c'erano solo le foto dei costumi di Aria e di Anna. E poi dice a Jenna: sì, tranquilla, io c'ero, ero anche sua amica. Quindi si riferisce a chi? Appunto ad Allison, va bene? E quindi succede questo. Si arrivi quindi alla fatidica notte del treno di Halloween, in cui succede il fattaccio. Quindi arriviamo a questa 3x13 dove si svolge la festa di Halloween sul treno degli orrori, ed ecco che cosa succede. Allora, sappiamo che sul treno sale Darren Wilder, il detective Wilder vestito da regina di cuori. Sale anche Jason perché aspetta da Lucas qualcosa per quanto riguarda il cadavere di sua sorella, o aspetta proprio il cadavere di sua sorella. Sale anche Lucas, le ragazze, tutti quanti. Sale Noel, sale Jen, eccetera, eccetera.
Il treno parte, vediamo queste scene tra Spencer e Jason in cui parlano lì sul treno, e c'è Jason che lancia un'occhiataccia a Lucas. Questo perché? Perché appunto Lucas doveva dare a Jason il cadavere di Allison, come gli aveva promesso, ok? E si sarebbero dovuti incontrare appunto sul treno, per questo Jason è andato alla festa, chiaro? Sta di fatto che poi il treno parte, e ad una delle fermate successive del treno sale Melissa Hastings, anche se vestita da regina di cuori. Lei disse di non sapere che dovevano far del male alle ragazze, cosa per me molto strana perché io sospetto molto di Melissa. Comunque sul treno cosa succede? Sale anche Garrett Reynolds. Sale Garrett Reynolds perché è intenzionato, prima di lasciare la città per sempre, a raccontare alle ragazze, in particolare a Spencer, per la quale nutre un certo apprezzamento, tutta la verità riguardo la notte in cui sono scomparse, perché lui in qualche modo sapeva la verità. Nel frattempo però Wilden sa che deve uccidere le ragazze perché non può permettere loro di scoprire qualsiasi verità riguardo la notte in cui sono scomparve. E da chi inizia? Inizia da Aria. Quindi uno tra Wilden e Melissa, non sappiamo chi, però è qualcuno vestito da regina di cuori, droga Aria mettendole delle pasticche nel suo cocktail. Aria perde i sensi e poi si ritrova dentro una cassa. Non riprende subito i sensi, perché? Perché mentre Aria è chiusa nella cassa, anche Mona è sul treno. Mona è sul treno, scappata da Radley, vestita come Caleb, anche Caleb è vestito da cavaliere, diciamo, e si finge Caleb avvicinandosi ad Anna. Anna si accorge che quello non è Caleb e quando toglie la maschera a questa persona vede che sotto ha un'altra maschera uguale ad Allison, però questa persona, cioè Mona, scappa via prima di essere scoperta. Scappa via e si rifugia nell'ultimo binario del treno e lì nota Wilden e Melissa. Wilden caccia la maschera, Melissa la caccia un po' dopo, però vede che è lei. In quel momento, mentre sta succedendo questo fatto, Garrett sta raccontando a Spencer tutto quello che è successo la notte in cui sono scomparve. Iniziò dal principio, da quello che aveva visto per prima cosa, la prima cosa sospetta che vide, ovvero Byron Montgomery, il padre di Aria, parlare con Allison quella notte nel suo giardino. Dopodiché Spencer lo ferma, lo interrompe dicendogli: no, guarda, questa cosa devi raccontarla anche ad Aria, quindi aspetta che la vada a chiamare. Mentre Spencer va a chiamare Aria, Wilden in qualche modo ha capito che Garrett è sul treno e vuole raccontare alle ragazze tutta la verità riguardo quella notte. Infatti Mona prende la sua telecamera, perché Mona aveva una videocamera con sé, li riprende di nascosto, riprende Wilden, come vediamo dal video che appunto Mona tira fuori nella 4x01. Wilden dice a Melissa: lasciamola andare, riferito ad Aria, chiusa nella cassa. I piani sono cambiati, Garrett sta per dire loro tutto e non possiamo permettere che accada. Dopodiché il video di Mona si interrompe perché nella 4x01 la nuova Ace, Charlotte, hackera il suo profilo, hackera il suo computer e quindi si distrugge. Però secondo Mona quella persona era Melissa, e infatti la stessa Melissa poi nella 4x04 conferma che era la regina di cuori. Insomma, Melissa anche si caccia la maschera e sappiamo che Wilden poi, cosa succede? Uccide Garrett con un colpo di pistola, prende il suo colpo e lo mette nella cassa insieme ad Aria. Quando Aria riprende i sensi, vede Garrett lì nella cassa e qualcuno, due persone in particolare, tentano di gettare la cassa giù dal treno. Quindi l'idea di Wilden di lasciare andare Aria a quanto pare non è andata a buon fine, perché uno tra i due, insieme a un'altra persona, tentano di gettare la cassa perché vediamo qualcuno vestito da regina di cuori aprire il portello del treno, intento a gettare la cassa, e possiamo notare il vestito da regina di cuori. Quindi sappiamo che quelle due persone erano un uomo e una donna, e uno tra questi due era Wilden o Melissa, perché appunto vediamo il vestito da regina di cuori e queste due persone litigano e l'uomo dice alla donna: mi hai mentito, non lo farò, e la donna risponde: stai zitto, spingi. Insomma, l'uomo sembrava contrario. Aria trova un cacciavite lì nella cassa e riesce a ferire l'uomo che stava tentando di gettare la cassa. Arrivano poi le ragazze e quest'uomo e questa donna sono costretti a sparire dalla circolazione. Poi viene ritrovato il cadavere di Garrett, il treno si ferma, viene chiamata la polizia e viene ritrovato il cadavere di Allison proprio nella teca, diciamo, con tutte le bevande, ok? Proprio perché Charlotte o anche Mona, non so, comunque loro, decidono di far trovare a Jason lì il corpo, quindi come avevano promesso tramite Lucas, perché appunto Lucas fece da tramite tra Jason e Mona, fecero trovare lì il cadavere di Allison. Ora, parlando di tutto questo fatto, allora, in primis Garrett sapeva tutto. Garrett sapeva tutto perché? Perché
Non sappiamo perché, a quanto pare probabilmente in passato aveva una certa complicità con Wilden, perché infatti nella seconda stagione, a fine seconda stagione, penso nella 2x20 se non ricordo male, ricordate quando Caleb viene chiamato in polizia perché Wilden vuole controllare il suo computer, una roba del genere, e Garrett è in combutta con lui, sono molto amici, quindi è probabile che Wilden gli avesse detto tutto, oppure che Garrett l'avesse scoperto, insomma Garrett sapeva ogni cosa riguardo quella notte. Sapeva che appunto Charlotte colpì Allison, sapeva che Charlotte era figlia di Jessica, comunque adottata, va bene. Sapeva che Wilden insabbiò l'omicidio di Allison per proteggere Charlotte e la riportò a Radley quella notte. Sapeva che Wilden coprì l'omicidio di Marion Cavano facendolo passare per un suicidio. Insomma, sapeva che era un poliziotto corrotto, ok? E sapeva probabilmente, anzi quasi sicuramente, che Allison fosse viva. Perché? Perché quando Garrett fu arrestata alla fine della seconda stagione per l'omicidio di Maya e Allison, nella terza stagione, nella 3x02 e nella 3x03, ha un colloquio con Spencer in prigione e dice a Spencer precisamente: "Io non ho ucciso Allison", e pensa un po', quello che è stato trafugato dalla sua tomba poteva dimostrarlo. Ok? E gli dice, e le dice questo. Perché? Perché appunto nella tomba c'era Bethany, non c'era Allison, perché appunto Allison era viva e lui non l'aveva uccisa. Quindi questa era la prova che, cioè, ciò che è stato rubato alla tomba poteva dimostrarlo, ovvero il cadavere che non era di Allison e quindi lui non aveva fatto del male ad Allison. Chiaro? E poi dice anche a Spencer: Spencer, una persona molto vicina a te ti ha completamente ingannato. Le persone mentono, ma le cartelle cliniche no. Anche qua io penso che si riferisse ad Allison, che appunto ha inscenato la sua morte, e di cartelle cliniche parla perché ci fu lo scambio delle impronte dentali tra Bethany e Allison per far sì che il corpo trovato nella 1x01 risultasse essere di Allison. Quindi la persona che ingannò Spencer era Allison perché appunto era ancora viva, ok? Quindi Garrett sapeva ogni cosa, ok? Non sappiamo solamente come lo sapesse, però sapeva tutto. Nella 3x13, quindi sul treno, vuole raccontare tutta la verità, vuole uscire pulito e vuole lasciare la città, però Wilden non glielo permette e lo uccide. Questo lo rivela Marlene King nelle sue dichiarazioni dopo la 6x10, l'episodio in cui Charlotte si rivela, però è anche vero che se ci facciamo due conti capiamo che fu Wilden. Quindi è questo che succede a Garrett. La cosa che però lascia in totale confusione riguardo questa situazione è la posizione di Melissa. Perché? Perché nella 4x04, quando Melissa rivela a Spencer di essere lei, una delle regine di cuori sul treno di Halloween, dice che lei non sapeva che dovevano fare del male alle ragazze, che lei salì sul treno perché è ricattata da Wilder, che lei quasi era un'eroina, quasi era, non un'eroina, una persona ignara in balia della situazione che non sapeva cosa fare, che salì sul treno solo perché è ricattata e basta, ok? È che appunto la persona che aggredì Spencer tentando di gettarla dal treno nella 3x13 in questa scena, ecco, questa persona era sicuramente Wilden. Però Melissa non era innocente. E non era innocente perché le dichiarazioni che Melissa fa a Spencer cozzano completamente con il video che mostra Mona alle ragazze nella 4x01. In questo video Wilden dice a Melissa: "Basta, lasciamola andare, i piani sono cambiati, Garrett sta per dire loro tutto e non possiamo permettere che accada". In questa scena non sembra Wilden a capo della situazione, bensì Melissa. È come se Melissa fosse decisa a tenere Aria nella casa e a gettarla di sotto e Wilden stesse decidendo di lasciarla andare perché dovevano occuparsi di Garrett, ok? Quindi questa cosa cozza con la dichiarazione di Melissa, che dice che lei non sapeva che dovevano fargli del male, che era ignara di tutto, eccetera, eccetera, d'accordo? Quindi è molto molto strano. Inoltre, Aria non viene liberata a quanto pare, mentre Wilden voleva liberarla, quindi cosa è cambiato? Non lo sappiamo perché appunto poi vediamo che una persona vestita da regina di cuori, quindi uno tra Wilden e Melissa, tentò di gettare la cassa giù dal treno con una persona a fianco. Non so se un uomo o una donna, perché appunto non sappiamo se quello vestito da regina di cuori che tentò di spingere la cassa era Wilden o Melissa. Ok? Quindi non sappiamo la dinamica perfetta di questa situazione, perché Wilden voleva lasciare andare Aria e chiese a Melissa di liberarla. Aria però è rimasta nella cassa, Melissa sembrava a capo di tutto, però poi rivela a Spencer che in realtà lei era in balia degli eventi e non sapeva che dovevano fare del male e che salì sul treno sotto ricatto. E poi c'è la famosa scena di Jason nella fine della 3x14 in cui Mona gli cura una ferita identica alla ferita che Aria provocò all'uomo che tentava di gettare la cassa giù dal treno. Però non è mai stato scoperto, non abbiamo mai capito perché Jason avesse questa ferita. Quindi questa situazione è molto molto confusionaria, ed è confusionaria per il ruolo di Jason in tutto ciò, perché infatti quando Arya stava tentando di stava, cer stava quasi morendo per
mentre la cassa veniva gettata giù dal treno, Jason era sparito dal treno, ok? Non lo aveva visto nessuno. E infatti, quando Jason. Cioè, infatti, Jason, noi lo rivediamo solo alla fine, quando il treno si ferma, che viene ritrovato il cadavere di Allison. Prima non sappiamo dove fosse, ok? E quindi già Jason è un personaggio che dobbiamo capire in quella dinamica dove finì. Poi c'è Melissa, appunto, che Melissa io non me la fido totalmente, che disse a Spencer che lei era salita ignara, salì solamente perché era ricattata da Wilden e aveva paura di lui e non sapeva che dovessero fare del male alle ragazze. E quando poi nel video di Mona Wilden chiede a Melissa di lasciare Aria perché dovevano occuparsi di Garrett. E poi un'altra cosa importante che non abbiamo, che dobbiamo tenere a mente è che se Wilden dice a Melissa: Garrett sta per dire loro tutto e non possiamo permettere che accada, e quindi uccide Garrett perché Garrett sapeva quanto fosse corrotto Wilden, quindi Melissa sapeva tutto su Wilden e su quella notte. Capito? Sapeva che Charlotte, chi era Charlotte, sapeva che Charlotte colpì Allison, sapeva che Wilden si fece pagare da Jessica De Laurentiis per riportare Charlotte a Radley e non rivelare a nessuno che lei colpì Allison, sapeva ogni cosa. Altrimenti perché Wilden avrebbe detto a Melissa, Garrett sta per dir loro tutto? Garrett stava per dire a Spencer la verità riguardo a quella notte, quindi anche Melissa sapeva tutto riguardo a quella notte. Tutto quadra. Cioè, tutto qua, nel senso che Melissa è sempre più losca, è sempre più invischiata, soprattutto cioè nella storia principale. Però questa è un'altra storia che racconteremo in altri vlog. Qui volevo solamente farvi chiarezza riguardo Garrett, il perché è stato ucciso, chi l'ha ucciso e chi c'entra con la sua morte. Vi ho voluto specificare un po' tutto, partendo da come è stato organizzato il treno di Halloween, chi doveva salire, quali intrighi c'erano e sotterfugi c'erano sul treno di Halloween, fino alla morte di Garrett, perché è morto e cosa sapesse Garrett al punto da volerlo uccidere. Quindi questo. L'ultima cosa che è saltata all'occhio è una scena di Jenna sul trono di Halloween. Noi sappiamo che Jenna rivelò nella 7x06 ad Emily che lei diventò amica di Charlotte subito dopo l'internamento di Charlotte al Welby, dopo che si rivelò essere A. La cosa ovviamente sappiamo che cozza totalmente con quello che abbiamo visto, perché è palese che Jenna e Charlotte erano complici fino alla terza stagione e spero ce lo rivelerà appunto la stessa Jenna. Ma comunque, la scena che mi ha lasciato sospetto è che quando Jenna è sul treno e nota la fotocamera di Lucas su un tavolo e quindi capisce che Lucas si è allontanato e non c'è neanche Jason, sorride soddisfatta. Perché? Perché probabilmente lei sapeva, perché appunto lavorando con Charlotte sapeva che Lucas doveva fare questo scambio con Jason e che a breve sarebbe apparso il cadavere di Allison, ovvero di Bethany. Ok? Quindi fa capire ancora di più quanto Jenna fosse invischiata nella vicenda di Ada molto più tempo, ovvero dalla terza stagione. E quindi niente, il vlog finisce qui perché vi ho chiarito tutto riguardo alla vicenda di Garrett con quello che sappiamo fino adesso. Quindi mi raccomando, commentate in tanti dicendomi cosa ne pensate e le vostre teorie su questa vicenda. Se potete, se volete leggere anche l'articolo scritto, perché vi piace leggere, preferite leggerlo piuttosto che vedere il video, potete trovarlo qui, sempre sul mio blog, qui trovate il link dell'articolo scritto sull'omicidio di Garrett. E niente, grazie per seguirmi sempre con costanza. Mi raccomando, guardate anche i precedenti vlog che parlano dell'omicidio di Bethany e l'omicidio di Maya. Al prossimo vlog, grazie a tutti di essere sempre in tanti e vi adoro. Ciao a tutti!